Consigliere Cimmino, lei aveva posto dei quesiti per il dottor Bucci, se li può riproporre perché non c'è l'assessore e il vice sindaco, così le faccio rispondere direttamente dal dirigente. Prego, consigliere Cimmino. Grazie presidente e grazie a dottor Bucci di essere nuovamente presente in quest'aula. Avevo posto questo quesito già in commissione patrimonio e non c'era stata data risposta proprio perché l'assessore era assente sempre per i suoi oggettivi motivi di lavoro. Nella delibera della modifica dell'articolo 15, dottor Bucci, chiedevamo di sapere in numeri quant'è la cifra che il comune di Frascati va a incassare al posto dell'STS. Logicamente non possiamo chiedere al centesimo, indicativamente parlando, e quindi a quanto ammonterebbe quella fattura che mensilmente l'STS ASP dovrebbe presentare al comune per i servizi che non incassa. Grazie. Grazie consigliere Cimmino, le faccio rispondere dalla dirigente Elpidio Bucci. Prego, dottor Bucci. Sì, grazie. Allora, il nuovo contratto di servizio si basa su due discriminanti, una di carattere giuridico e l'altra di carattere temporale. La discriminante di carattere giuridico è la distinzione tra concessioni affidate all'azienda speciale e servizi affidati all'azienda. Quindi con i servizi c'è un rapporto sino all'agmatico, quindi c'è una prestazione, una controprestazione e quindi coperta da fatture e quindi da una liquidità. Le concessioni erano due per legge, sono le concessioni delle farmacie e dell'illuminazione votiva. Quindi il Comune come dire, ha trasferito tutto l'onere e quindi anche da questo punto di vista il rischio aziendale all'azienda per quanto riguarda questi due servizi. Per gli altri servizi, tutti gli altri servizi che svolge, noi abbiamo fatto un'analisi puntuale dei costi, che sono le famose schede di analisi dei costi allegate al contratto di servizio. Analisi dei costi che naturalmente variano di anno in anno, quindi noi abbiamo presentato, erano allegate al contratto di servizio e quello che abbiamo approvato nella prima versione nel mese di aprile e quelle che abbiamo riallegate nel mese di novembre quando è stata fatta la modifica del contratto di servizio, quindi sono schede che di anno in anno noi andremo a rielaborare in concomitanza con la sessione di bilancio dell'azienda speciale e quindi anche del comune di Frascati, perché con i numeri totali ci deve essere perfetta coincidenza tra le trascrizioni contabili del bilancio aziendale e quelle del comune di Frascati, alla luce del fatto che ai sensi del 114 gli atti fondamentali dell'azienda, quindi ivi compreso i bilanci, devono essere approvati per la loro vigenza dal consiglio comunale. Questa è la logica fondamentale e quindi questa è la logica di carattere giuridico contabile che accennavamo all'inizio. L'altra era la discriminante di carattere temporale, quindi per l'anno del 2018, visto che siamo, come dire, cronologicamente siamo andati oltre rispetto all'inizio del tempo finanziario del 1 gennaio, noi abbiamo detto nel 2018, abbiamo utilizzato questo discrimine, quindi questa regoletta pratica per mettere a posto anche i bilanci dell'azienda e del Comune di Frascati, abbiamo detto che dal 1 gennaio al 30 giugno del 2018 era vigente l'altro contratto. Dal 30 giugno al 31 dicembre del 2018, per entrare a regime poi nell'anno 2019, vigeva il nuovo contratto, con quella discriminante di carattere giuridico. Quindi l'azienda speciale presta servizi in nome e per conto del comune di Frascati, il servizio costa tot, quindi complessivamente il servizio, adesso vado a spanne perché in questo momento non ho il documento, costa circa 4 milioni di euro, quindi spalmati nei 12 mesi è il costo mensile che il Comune di Frascati deve riconoscere all'azienda speciale per i servizi che l'azienda presta a favore del Comune. Le concessioni farmaceutiche restano tutte in capo all'azienda e quindi sono quelle che vanno, come dire, a dare copertura finanziaria al servizio a quella concessione, nel caso di specie, delle farmacie comunali. Ricordo per inciso che le criticità dell'azienda, le criticità finanziarie dell'azienda sono soprattutto legate
al rapporto con i grossisti delle farmacie, quindi le più grosse criticità l'abbiamo da quel punto di vista, quindi la concessione che ci ha dato dovrebbe comunque aggredire o comunque gestire con raziocinio e etuculatezza quel rapporto che abbiamo con ex fornitori ormai di farmaci dell'azienda, delle due farmacie gestite direttamente dall'azienda. Quindi questo è il senso di questo ragionamento. L'articolo 15 sta significativamente a rendere più leggibile, intelligibile, più chiaro questo tipo di rapporto di carattere finanziario. Quindi sono diametralmente cambiati i rapporti finanziari tra l'azienda speciale e il comune di Frascati rispetto al vecchio contratto e al nuovo contratto. Quindi tutta la nuova contabilità dell'azienda rispetto ai servizi prestati gira intorno a questo nuovo contratto. Questo è il senso della modifica dell'articolo 15, dove rende in maniera più precisa, forse più chiara da questo punto di vista, la disciplina finanziaria che insiste tra l'azienda speciale e il comune di Frascati. Spero di essere stato chiaro da questo punto di vista. Poi i numeretti li forniremo, ma sono già negli altri atti, adesso non li ho sotto mano, ma il senso generale, il quantum del rapporto sono nei termini in cui li ho espressi in questo momento. Grazie. Grazie a lei, dottor Bucci. Allora, se credo che il dirigente sia stato esauriente con le domande, e quindi consigliere Travaglini? Non so su cosa, se lo ricordo. Sul miglioramento conto terzi, dicono.